Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi volevo aggiornare un po' sulla situazione qui al pollaio. Però prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi e lasciate un bel like. Allora, come vedete sono nate un po' di oche, precisamente 4 da incubatrici e questa qui che era quella vecchia che avete già visto nello scorso video. E queste qui sono le prime 5 nate da incubatrice, perché ce ne sono anche altre fuori. E ecco, sono di incroci tra Tolosa e Romagnola, padre Tolosa, femmina Romagnola. E ecco, vi lascio vedere un altro po' perché sono veramente, veramente spettacolari a mio parere, sono dolcissimi. Ok, adesso cambiamo box e vi faccio vedere le altre novità. Ecco un'altra novità abbastanza importante. Diciamo, la possiamo vedere soltanto da lontano, perché sennò poi se ci avviciniamo c'è troppo rumore e la madre tenderà a proteggere i piccoli. Sono sempre incroci tra Romagnola e Tolosa. Il padre è quello del Tolosa. Eccolo. E eccolo qua, bellissime. Sono bellissime, veramente veramente spettacolari, che pascono tranquillamente in tutto in tutta quanta la nostra piantagione di kiwi. Ok, adesso andiamo a vedere gli altri animali e poi proseguiamo con il video. Eccoci qui, siamo arrivati dalle galline. Sono 2 in meno perché i cani, sfortunatamente, quando scappano, di solito, diciamo, nel pomeriggio le facciamo uscire. Può capitare che quando entra qualcuno con la macchina ci dimentichiamo di chiuderli, oppure loro sono molto più veloci di noi e quindi escono, fanno il giro da dietro e e assaggiano una gallina. In questo caso le vittime sono state 2, le 2 nuove, quelle nere, e si sono salvate soltanto queste 2 galline barrate. Guardate, adesso mi metto un po' all'ombra. Adesso questo pomeriggio, cioè appena ho tempo, le andrò a spostare almeno per una parte della giornata di là, in modo tale che hanno una zona dove pascolare limitata, però comunque hanno un po' di verde, ecco, anche se limitato. Ed ecco, adesso proseguiamo con gli altri box e poi chiudiamo il video. Ed eccoci qui, siamo arrivati nel box delle anatre ornamentali. Qui le novità sono abbastanza, ma non le possiamo vedere sfortunatamente. Come avreste potuto vedere dallo short, scusate, erano nati 4 anatre mandarine dalla mia coppia, 1 e 2. Ma sfortunatamente a causa dei topi uno è morto dopo, nel giro di un giorno, e gli altri 2 sono avendoli divisi, credo di aver fatto l'errore io di averli divisi dalla madre, e sono morti a causa della mancanza della madre, ecco. Le alzaole brasiliane sono molto affiatate, il maschio ha il piumaggio un po' scomposto, adesso non so se lo riuscite a vedere bene. Eccolo qui. Si stanno sempre in mezzo dentro cigni, ha il piumaggio un po' scomposto, ma diciamo è stata a causa mia, perché ieri mentre lo spostavo non l'ho preso benissimo, e anche a causa del mandarino, perché quando la mandarina era in cova menava la zavola, perché si voleva accoppiare con la zavola femmina. E quei dentro cigni stanno benissimo, loro non hanno fatto niente, però me l'aspettavo, perché non hanno raggiunto il primo anno di vita e sono riproduttive dal secondo, quindi ecco questo. Dai fagiani non vi sono particolari novità, soltanto che i fagiani d'orario hanno iniziato a deporre. Ed ecco, adesso ci andiamo velocemente e vi faccio vedere.
Ed eccoci qui, siamo arrivati nel box dei fagiani. Questi qui sono i fagiani Mongolia, la mia coppia. E se li sto cedendo, però adesso devo vedere un attimino a chi cederli. Proseguiamo il nostro tour, diciamo il nostro aggiornamento qui dai Dorati, dove hanno iniziato la deposizione. Sono fermi a 4 uova, ho aggiunto questo trespolo in modo tale da rendere tutto un po' più naturale, ecco, chiamiamolo così. Ed ecco, ragazzi, per il momento le novità sono finite. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, se non siete già iscritti iscrivetevi. Ciao a tutti!